Ciao a tutti e bentornati. Oggi faremo insieme un secondo piatto semplice e sfizioso, le polpette di zucchine. Per la preparazione di questo piatto abbiamo bisogno di 400 g di zucchine, 3 fette di pan carré, un uovo, sale, parmigiano reggiano, 3 o 4 cucchiai di pane grattugiato, un rametto di prezzemolo, sale, pepe e olio per frittura. Andiamo con la preparazione. Cominciamo con la preparazione. Tagliamo la parte posteriore delle nostre zucchine e procediamo a grattugiarle. Uniamo alle zucchine il resto degli ingredienti. Iniziamo con l'uovo, il prezzemolo, il formaggio, un pizzico abbondante di sale, praticamente quasi un mezzo cucchiaino, una bella ben tagliata di pepe, e andiamo a miscelare. Aggiungiamo 3 cucchiai belli pieni di pane grattato e misceliamo. Una volta miscelato tutto, andiamo a sbriciolare le 3 fettine di pan carré. Questo. E misceliamo. Mescolato bene tutto, praticamente il nostro impasto è pronto e procediamo alla preparazione delle polpette. Facciamo delle piccole sfere assemblando il nostro impasto, le mettiamo da parte e poi passeremo all'impanatura. Una volta fatte le nostre sfere, passiamo all'impanatura. Io per l'impanatura ho scelto una strada particolare, faccio un'impanatura classica con pane grattugiato normale e un'altra impanatura dentro la quale metto parecchia paprika piccante. Come vedete il pane grattugiato è diventato praticamente rosso. Procediamo con l'impanatura. Prendiamo ogni singola sfera, la inseriamo nel pane grattato. Non vi preoccupate se perde un po' di forma, la potete ricomporre senza problemi. Se notate che l'impasto vi è rimasto un po' troppo molle, dentro l'impasto potete anche aggiungere un paio di cucchiai in più di pane grattugiato senza problemi. Le nostre polpette di zucchine sono praticamente impanate, passiamo alla frittura. In una padella media mettiamo olio per frittura abbondante, lo portiamo già a una buona temperatura, mi raccomando che sia bello caldo, e passiamo a friggere le nostre polpette. Il fatto che deve essere caldo, tanto già lo sapete che comunque più è caldo meglio è per una frittura, perché se l'olio è troppo freddo va a intuppare il nostro prodotto. Le facciamo friggere un minutino per lato e le giriamo. Quando le vedete belle dorate da ambo i lati è ora di toglierle. Trovate un po' dell'olio in eccesso,
Le nostre polpette di zucchine sono pronte. Buon appetito a tutti, vi aspetto per la prossima ricetta. Ciao!